così. Su questo tema, no, prego. Ha detto una parziale verità, perché l'apertura che abbiamo fatto noi all'Italicum è dovuta all'emergenza e l'applicazione che chiediamo noi anche eventualmente al Senato su base regionale è però subordinata al parere della Consulta, ossia basterebbe aggiungere due righe dicendo che automaticamente la legge prevederà quello che dirà la Consulta per eliminare i visti di incostituzionalità e quindi andare ma alla legge. Ma non funziona così una legge elettorale, cioè se la Consulta cancella solo due commi ci può stare, ma se la Consulta dichiara incostituzionale metà della legge, non esiste legge elettorale, bisogna rifarla. Cioè può anche star bene il vostro ragionamento per dire anche a noi faceva schifo, l'abbiamo votata contro assieme, quindi non è che per l'Italia a noi ci piace, a noi piace. Però prima di fare una proposta bisogna per forza di cose aspettare cosa dice la Consulta. Questo è pacifico. Sì. Poi che una legge elettorale si possa fare in una settimana, siamo tutti d'accordo. Ecco, perché il rischio è quello che si è visto negli ultimi anni in Italia. Anche il governo Renzi era nato per rifare la legge elettorale, l'hanno fatta con gli stessi difetti del Porcellum. E punte a capo, c'è stato il Job Act, poi c'è stata un'altra emergenza, poi il salva banche e ci siamo trovati con un one man show con le due vallette Boschi e Madia, un fallimento totale perché Renzi è stato sfiduciato dal popolo italiano con questa riforma costituzionale veramente fatta a colpi di maggioranza. Ricordo che nella Carta dei Valori del Partito Democratico è scritto tutt'altro, è scritto che proprio rifiutavano una riforma costituzionale fatta a colpi di maggioranza e abbiamo una riforma Madia, anche questa definita incostituzionale dalla Consulta, la riforma Boschi, che quindi insomma, è quella costituzionale che ha dato il risultato che ha dato, quindi un fallimento totale. Non vogliamo che si ripeta la stessa situazione. I cittadini sono anni che non scelgono i propri rappresentanti, è ora che lo faccio. Io ho letto. Perfetto, comunque abbiamo perso tanto tempo dietro questa riforma, è ora di fare delle leggi che servano ai cittadini. Serve un reddito di cittadinanza che non è una misura meramente assistenziale, ma è una misura strettamente collegata anche alla formazione e all'inserimento e al reinserimento lavorativo. Servono misure assistenziali, sociali, sanitarie, ce ne sono e mi permetto di aggiungere un'ultima cosa. Voglio riguardo alla velocità. Sì. La velocità, quando si sono voluti dare nuovamente i rimborsi elettorali, c'è stata in 24 ore, nonostante il bicameralismo paritario. Quindi volendo è proprio la volontà politica che è mancata, altrimenti negli ultimi 20 anni avremmo approvato una seria legge anticorruzione o una seria legge sul conflitto di interessi, ma se governiamo con Verdini è fatica.